Allora, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi per me è domenica e oggi è anche il compleanno di mio marito. È il compleanno di papà, facci gli auguri, Pietro. Sì, io avevo fatto già il mio compleanno. Eh sì, oggi è il compleanno di papà invece. Cioè, dici auguri papà. Ha 45 anni. Sì, e dici papà auguri. Papà auguri, però papà non ci vabbè, ho preparato già... diciamo il ragù, quello là alla bolognese con la carne macinata farò. E poi preparerò un dolce a mio marito, facciamo una torta al limone. Un cactus. Come si chiama il cactus? Jimmy. Ragazzi, anche le piante hanno dei nomi, eh. Poi qua le cotolette, le impanate, che tra poco le farò. E poi ho messo sia le patate novelle in forno e poi delle patatine per il forno, ragazze. Quindi oggi gran parte mangiamo al forno. C'è l'acqua, c'è il tubo. Qua amore, ma non mi voglio bene. Maria, ma dopo dobbiamo andare in montagna. Posso venire anch'io? Ci vai? Ragazze, vorrei andare in montagna, però non so se ce la faccio. Mi sento già solo al pensiero che dovrò salire tante scalette là, tante scale, mi sento male. Sabato pomeriggio. Sabato. Quindi fra una settimana. Vabbè ragazzi, oggi non andiamo da nessuna parte. Mettiamo la tavola. Maria Pia, dai, metti la tavola. Ti compri sto terriccio, ma sì! Ma no mo, eh? Mi vuole il cactus nel frattempo. Che ne so, domanda a papà se ce l'ha sto terriccio. Non ce l'ha quello per le piante grasse. Che mi ha fatto? Fai procurare. Ma mamma cacata, una piantina così piccolina. Guarda che compri... cresce. Cresce? Certo che cresce. E quando facessi fa sto cactus? Tu compri il terriccio, metti l'acqua una volta a settimana. Vabbè ragazzi, noi qua iniziamo a preparare la tavola. Sto già la pentola per l'acqua. E oggi la pasta, che è zitone tagliato. Noi ho i ziti, o zitoni, o candele. La domenica questa, diciamo, è la pasta nostra che preferita che mangiamo. Il ragù è pronto. Ed ora non ci resta che buttare la pasta. Ed ora, dopo pranzo, iniziamo le mie pulizie motivazionali. E da come potete vedere, la mia cucina è sotto sopra. E questo è ogni volta che, ogni domenica che mangiamo, pranziamo tutti. Anche per la cappa la stessa cosa, quindi pulirò la cappa con ace sgrassatore prima e un pannetto normale per togliere comunque le macchioline e il grasso che comunque si può formare.
Poi con il quasar inox, il mio pannetto Actifibre della Vileda per vetri e finestre, mi vado a pulire la cappa che me la pulisce, la lucida e l'asciuga. Pulisco le mattonelle e mentre l'ace sgrassatore si è azionato per sgrassare la cucina, il piano cottura, vado a pulirla sempre con il pannetto normale per togliere comunque le macchie di grasso, di sporco. Dopo vado con il quasar inox, vado a lucidare e vado a proteggere il mio piano cottura, sempre con il pannetto Actifibre per vetri e finestre che me l'asciuga subito. Quindi il pannetto Actifibre per vetri e finestre è formidabile proprio per questo, perché ci fa risparmiare tempo e fatica nelle pulizie della nostra casa. Ora vado a pulire la tavola e lo faccio con l'ammorbidente. Ho preso il coccolino perché è un ammorbidente che ho in cucina e vado a pulire il piano della tavola, ma li lascia pulire con l'ammorbidente, è davvero straordinario perché pulisce e ci rilascia davvero un gradevole profumo per la casa. Poi passa alla pulizia del lavello con il quasar inox che è davvero formidabile, vi consiglio di provarlo. E sempre con il pannetto Actifibre per vetri e finestre lo vado a pulire e ad asciugare. Poi passa alla pulizia del piano dell'isola sempre con l'ammorbidente. L'ammorbidente funge anche da antistatico e pulisce bene. Ora invece passo a cambiare il sacchetto della folletto. Mettiamo il sacchetto nuovo, il sacchetto pulito, e vado a metterci delle perline profumate della Vernel. Così rilascia per la casa il gradevole profumo. Queste perline con un profumo che mi piace, molto buono. Poi con una salviettina igienizzante mi vado a pulire i piedi delle sedie e poi passo a pulire con la folletto per tutta la cucina. Hey you, can
Dopo aver passato il folletto anche per la scala, vado a pulire la mia scala di marmo con il Nuncas Winto Marmo, che è davvero un detergente ottimo. Io lo uso anche per il pavimento perché è davvero straordinario, pulisce, rilascia un profumo buonissimo, è davvero strepitoso, e pulisce bene, non lascia gli aloni, è ottimo. E vado a lavare sia il pavimento che la scala con il Rotomop. E abbiamo terminato le pulizie per questa domenica in cucina ed ora si può dire che è tutto di nuovo in ordine. E c'è un profumo per la mia casa, per la mia cucina, davvero buonissimo. Ora passo alla preparazione di un dolce che farò per mio marito per il suo compleanno, che è il suo dolce preferito, una torta soffice al limone. In questo momento sto mettendo le uova nella planetaria e poi aggiungerò lo zucchero e faremo montare tutto. Dopo che si è montato lo zucchero con le uova, vado a metterci l'olio di semi di girasole a filo e poi aggiungo anche l'acqua. Dopo aver aggiunto l'acqua, poi vado a metterci anche il succo di un limone. Ho aggiunto anche un pizzico di sale e facciamo andare il nostro impasto. Poi dopo vado a grattugiare la buccia di due limoni. Come farina andrò ad usare la farina di farro delle farine magiche e poi vado a imburrare già la teglia e ad infarinarla.
Ah, eccoci giunti alla mia skincare serale, ragazze, insieme a voi. L'ultima Clio Sun e Clio Sun a me fanno dei serviettini struccanti, non si trovano né Valentì e Clio Sun è finito. Cucù. Mamma mia, ragazzi, che giornata oggi, mamma mia. Domani inizia un'altra settimana di fuoco. Ogni settimana, mamma mia, ci facciamo la croce. Stasera tengo un po' di vena artistica. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, una nena a cuore, una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha rata, 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 scordammo ciò passato, si me Napoli paesà. Bella, Cristian? Quando cantiamo le canzoni vecchie napoletane, sono sempre belle. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, sono nato Portenola, metta la coppa a chi vogli. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, sono nato Portenola, metta la coppa a chi vogli. Caro bebè, che chiagna fa, i quando vega a te mi senti disturba. No ragazze, si mettere sotto, faccio una skincare te canzone stasera. È stato il compleanno di mio marito, ha fatto 45 anni. Dice, Francesca, stai facendo vecchio pure tu. E ti sei bella, io se me ne vado a mia zavisa, quando è femmina faccio sciomini ancora. Dice, ma è stato zitto, è già ritto. Dice, ogni scarpa diventa scarpone, ricordo. E ti vicino a me, tu e diventi scarpone, sono sempre una scarpa. Ragazzi, non se ne può questi uomini, questi uomini non se ne può. Io mi sciacquo. Allora ragazzi, io mi sono sciacquata. Allora, per fare un po' di chiarezza, perché mia figlia l'altra volta mi ha Cristiano, mi ha buttato fuori di testa col siero prima, dopo. Allora ragazzi, si mette prima della crema il siero, io andavo bene, mia figlia è venuta e mi ha fatto scioccare. Cristiano mi ha fatto scioccare, mi ha fatto indossare senza niente. Si può sbagliare, hai già capito mamma, ma tu dicevi proprio con un'aria convinta. Uno. Giada, ma che pure ha paura di appoggiare su coso. Non si appoggia, perché altrimenti l'entità che te non ho papello. Infatti, non mi sto appoggiando proprio su coso. Non si appoggia. Meno male. Ma questo siero, io ho letto che il siero serve per le rughe, Cristian, a cosa serve? Scusami. Tu l'altra volta devi per chiudere, che è meglio la porta. I pori, ma qua è pori. Non lo so, basta. Non lo sai, dici mamma, non lo so. Non lo so, non voglio dare false informazioni. La faccia mica, la davo tipo proprio convinta. Ma meglio che ti stai zitta proprio. Ma brea. Oh. Le ho messo il siero. Questo siero della Florence è ottimo, eh? E non è neanche tanto costoso. Ora mettiamo la bava di lumaca. È un'ottima crema la bava di lumaca. Oggi raga ho fatto una bella, non so se sta aggiappando tutto questo, sì, pure la lingua. Volevo dire, ho fatto una paura che non vi dica, mia mamma è caduta dalla sedia, madonna mia, dite che si è rotto il femore. Gitta gli occhi. Comunque da terra non la riuscivamo ad alzarsi. Sedi di gay, veramente sono uno schifo. Già si aveva smantellato un poco. Mia mamma non se ne è accorta. Non lo so che cosa ha combinato. Boom! Oh, madonna, Gerit, che si è rotto il femore.
Fortunatamente non si è fatta niente, mamma mia. Poi si è messa a ridere a terra. Cristian? Si è messa a ridere. Ha perso tutte le forze. Chi la tirava a casa, chi la voleva pigliare a casa. E nessuno riusciva ad alzarlo. Un marone, Gerita, come su cima a terra? C'è qua c'è la gru. C'è la fune. Ci vuole la fune, no? Comunque non ne parliamo oggi. Non ne parliamo, che paura. Qua sembriamo la famiglia Adams, l'ho sempre detto. Mamma mia, ragazzi. Comunque ho messo la cremina. Ed ora passiamo ai salutini. Allora, in questo video, ragazzi, tutto a posto con i commenti, eh? L'altra volta chissà che caspita è successo, che non ho capito. Comunque, allora, in questo video saluto l'amica Paola Bergo, Maria Pucciano, Carmelina dalla Calabria, Maria Lucia Greco, Angela C, Nancy R, Marina Morello con i figli Cristian e Gioia da Pisa. Poi saluto Elenia, piccola principessa, Rita Di Lorenzo, Lina Zaffino dalla Calabria, la numero uno. Poi saluto Annalisa da Napoli, Rosita Di Matteo, Laura B. E infine saluto Roberta detta Bobet. Un bacio da Alfie, eh? E poi un bacio a tutta la nostra community. Allora, ragazzi, io vi ringrazio giustamente di aver guardato il mio video, eh? Grazie che mi seguite sempre. E iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Allora, proverbio napoletano: alir fo ric e a grianz fo signor. Questo proverbio napoletano sta a significare che non basta essere ricchi per essere signori, ma sono i modi gentili e la buona educazione a far sì che una persona può essere tale. Ci vediamo nel prossimo video a Casa di Alfi. Ciao!